Signore e signori, potrei avere la vostra attenzione? Questo è il momento che stavate tutti aspettando. State per assistere a uno spettacolo di puro intrattenimento. Quindi sedetevi, mettetevi comodi, iniziate ad applaudire. Perché in questo momento, davanti ai vostri occhi, sta per andare in onda il più grande spettacolo del mondo! Dio Nerd Show! Buonasera, buonasera a tutti. Mi presento, chi non mi conosce, io mi chiamo Gianluca, detto Old Nerd su internet. Con me c'è sempre il mio caro amico Luca, che è qui con me. Ciao, ciao Luca, buonasera. Ciao a tutti. Ed è un piacere e un onore che introduco un'emozione totale, perché da oltre 40 anni che sentite la sua voce nelle vostre case rimbombare dalla televisione, vi presento e vi porto in live Roberto Chevalier. Grazie. Maestro. Pace e bene a tutti, fratelli. In questa giornata dedicata al Signore celebriamo Top Gun Maverick. Anche un breve. Non l'ho visto ancora Maverick. Non l'ho visto. Vabbè, cioè, ti perdono. È uscito da pochi giorni. Ho la sua solvenza, però rimedierò, promesso. Va bene, bravo, promesso, rimedierò. Allora, facciamo un'introduzione proprio stile televisiva, così almeno la presento. Allora, iniziamo subito con una bella domanda partendo dagli albori. Lei è attivo sin da bambino nel cinema e soprattutto in televisione. A 9 anni lei per la prima volta, credo, nel doppiaggio diede la voce a No? A 9 anni? Prima... Io cominciai da 5 anni con il cinema, poi televisione, poi teatro. No, come doppiaggio. Tutto subito. Ah, tutto subito. Allora, riformo. Perché si spargeva la voce, quando c'era un bambino che funzionava, come succede oggi, si sparge la voce. Perché allora le informazioni che ci sono su internet sono sbagliate, quindi bisogna correggere Wikipedia. Assolutamente bisogna correggerla. Ma quelli scrivono un... Come dice il nostro maestro De Luca, scrivono una canacofone cazzato. Comunque, lei a 9 anni diede la voce a Lucky nel lungometraggio della Walt Disney, La carica di 101. Poi, per sempre, per Disney, doppiò la versione adulta di Bambi. Adolescente, cioè intorno Bambi medio, perché c'era piccolo, poi c'era medio, poi c'era grande. Quindi Bambi intermedio, ecco, vedi, anche qui c'è tutto un pasticcio, cioè, su Wikipedia, quindi sarà una bella live piena di confusione che spero che lei sistemi, perché qui circolano questi di Wikipedia, chi le fanno le cose... Ma non posso telefonargli per tutto, non posso, perché lei dopo un po' mi manda quel paese. Dopo si perde tempo, purtroppo non c'ho tempo da perdere, comunque... Poi, una cosa molto personale, la saluta a mia madre, che è un suo grande fan, che... quando lei aveva 13 anni, tu, perché sennò mi fai sentire più vecchio di quello che sono. Va benissimo, posso chiamarla Roberto? Ma mi devi dare del tu e mi devi chiamare Roberto, detto anche, c'è il mio amico che mi chiama Robby Wan Kenobi. Robby Wan Kenobi. Allora, Robby Wan Kenobi a 13 anni divenne noto al grande pubblico impersonando il giovane David Copperfield nell'omonimo sceneggiato dalla televisione Rai. Televisivo Rai. Ecco, è giusto. Perché mia madre è lì che l'ha conosciuta. Perché Che ti ha conosciuto. E va bene, qui sono un po' fuori. Diciamo che sono emozionato, perdoni l'emozione. Comunque, lei cosa ricorda del mondo degli sceneggiati? Vabbè, buonanotte. Cosa ricordi tu del mondo dei sceneggiati televisivi che con il corso del tempo sono mutati, cambiando nomi in fiction, ma che molte volte sono proprio veri film? Non fiction, Kegation.
Poi là, cioè, siamo proprio sulla perché stessa lunghezza. Facevamo le cose serie, le facevamo bene, esatto. E recitavano, non si parlava tutto, guarda così, se voglio piacere con le dita, parlo. Gli sceneggiati erano roba vera, tratti da grandi opere di grandi autori, fatte da grandi registi, grandi interpreti, ed era un onore farvi parte. Oggi le creation sono fatte appunto da poveri sdrenati. C'è qualche attore bravo, Luca Argentero io lo adoro, ma c'è tanta altra gente che farebbe meglio stare a casa. Di quel mondo, lei ha un aneddoto, un qualcosa che ricorda? Io mi ricordo tutto. Un aneddoto che ti posso dire è che non era uno sceneggiato, era un dramma, era Ore disperate. Io avevo 9 anni, a quell'epoca non c'erano orari. Alle 3 di notte Anton Giulio Maiano mi vide fare uno sbadiglio da una telecamera fuori onda e mi disse: Robertino, non si sbadiglia! E io: ma dottor Maiano, sono stanco. Non importa, ti devi fare uomo! Aveva ragione. Erano tempi anche diversi. Era tutto diverso, era tutto più bello, era tutto più serio. Esatto, dove la serietà era tutto più importante. Fatto da gente importante. Basti dire un nome, Gino Cervi. Cioè, già dici lui, hai detto mezza Italia. Lilla Brignone, Mario Feliciani, una schiera di attori che oggi non ci sono più, di cui si è persa proprio traccia. E gli epigoni non sono all'altezza. Comunque. Il tempo cambia tante cose, purtroppo. Non sempre in meglio. Sempre in meglio, esattamente. Purtroppo. E allora vado avanti io. Lei ha prestato la voce a tantissimi attori internazionali del calibro di Tom Cruise, Tom Hanks, Andy Garcia, Dennis Quaid, John Travolta, Kurt Russell, eccetera, eccetera. E pulisco un po' lo schermo. C'hai un coso sulla faccia. E tra tutti questi citati, è normale accostarti al volto di Tom Cruise, che praticamente lo ha seguito dall'inizio della sua carriera e lo sta seguendo tuttora. E attore che al quale tu stesso dai la voce dal 1986. E non so se sia corretta questa cosa, visto che di imprecisioni ce ne stanno tante. E la prima volta lo ha incontrato alla prima italiana di Intervista con il Vampiro, con una sua dedica sul programma: Robert, thank you for your voice. È vero, nel senso buono della parola, direbbe Alberto Sordi. E cosa puoi dirci di questo perfetto binomio che si è creato tra voi? Cioè, vi siete incontrati anche altre volte? Sì, nel 2000 a Taormina io ho preso il nastro d'argento per averlo doppiato in Magnolia. Sì. Lui ha preso il nastro d'argento alla carriera e insieme abbiamo presentato sul palco Mission Impossible 2. Ci siamo incontrati a tante altre anteprime e lui mi dice sempre: Robert, have you been well? Mi dispiace che questa volta non sia venuto, ma ci vedremo per Mission Impossible 7 l'anno prossimo. Il quale lei ci inviterà, giusto? Non vi invito, vi avvito. Ah, vi avvito, ok. Basta. Comunque una cosa, tra tutti i film che tu hai doppiato, io... Ci sei arrivato finalmente. Sì, piano piano, sono un po' scemo, però piano piano ci arrivo. Comunque, tra tutti i film che hai doppiato, io, Luca, perché io mi chiamo Gianluca e mio amico si chiama Luca, quindi è Gianluca e Luca, diciamo, una perfetta vastità di nomi. Io adoro il doppiaggio che avevi fatto all'epoca per Greg Kinnear, che era per Qualcosa è cambiato, perché è un film... L'ho incontrato alla prima del film, c'era anche Jack Nicholson, la prima era la sera al Cinema Embassy, che si è chiuso da tanti anni a Roma, e arriva la sera magro, basso, con gli occhiali da sole,
Nice to meet you, nice to meet you. E invece Greg mi fa, oh, your voice is, terrific, terrific, thank you. Ha una moglie carinissima che somiglia a Patsy Kensit, non so se ve la ricordate. Sì, certo. È stato carinissimo, carinissimo. Io perché adoro e amo tantissimo quel film, Qualcosa è cambiato, penso che sia tra le commedie brillanti più belle degli ultimi anni. Ma anche Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine, certo. Cioè, è un ottimo attore, però io proprio per quella commedia ho un affetto particolare. Adesso però... l'ho doppiato in due serie, una che va su Starz, mi pare, mm-hmm. e un'altra che ho finito la settimana scorsa, non so su quale altra piattaforma andrà. Non mi ricordo neanche come si chiama la serie. Comunque l'ho ridoppiato anche di recente parecchie volte, insomma. Molto bravo, sì. Molto tra carino. Tra tutti questi film che hai doppiato, al di là di, diciamo, di dire sempre Magnolia con Tom Cruise perché hai vinto il Nastro d'Argento, qual è quello che proprio ti senti più soddisfatto di aver doppiato e soprattutto il perché? Due. Bene. Uno è Tom Cruise in Magnolia. Eh no, e ho detto al di, al di fuori. Truman Capote a Sangue Freddo, Philip Seymour Hoffman, perché era un personaggio totalmente al di fuori delle mie corde e che hanno fatto 3.000 provini e poi l'ho vinto io. E, una voce chiocciola, stridula, gay, pieno di difetti di pronunci, per la... è stata un'avventura meravigliosa. Veramente sono stato molto contento. Io amo le sfide, ragazzi, io ormai ho fatto tutto, quindi tutto quello che di nuovo mi può arrivare e mi può arricchire, mi può far progredire, mi può insegnare qualcosa ancora, io lo accetto con enorme piacere. Quindi solo questo film oppure ce n'è anche un altro? A parte Magnolia. Tu mi dicevi le cose più rilevanti. Sì, più significative. Senz'altro Greg Kinnear, scusami, Truman Capote, Philip Seymour Hoffman. Poi c'è stato l'altro Nastro d'Argento per quindi Oliver Stone, Talk Radio, anche quello un'altra bella. Mamma mia, Talk Radio. Tosto, ecco, sono le sfide che ti fanno uscire dal seminato, che ti propongono nuove mete, nuovi orizzonti, cose su cui cimentarti e su cui dare prova che puoi fare qualcosa di diverso, finalmente. E allora mi allaccio io con la domanda successiva. Lei ha una grandissima voce. Luca, devi dargli adesso cercherò di essere preciso. Allora, hai una bellissima voce, partiamo direttamente così. Onestamente, c'ho 70 anni, ragazzi. Diciamo che ci sono le prove. Una voce almeno di 20-25 anni di meno, finché regge, finché dura fa verdura. Poi farà esatto, e la cosa sorprendente è che negli anni questa voce sembra essere quasi scalfibile dal tempo. Per fortuna, quindi esattamente, cioè, ho anche una, tranne il fumo purtroppo, ma anche una buona manutenzione, ci vuole anche quello. Infatti, diciamo, come si allena una voce per mantenerla? Innanzitutto, non fare stravizi. Non a me piace fumare, piace bere, piace mangiare bene, ma senza eccedere. E soprattutto quando hai delle prove attoriali di un certo impegno, stare più ristretto, stare più attento, fare esercizi vocali, fare soffumigi, insomma avere cura della propria persona che poi si riflette sulla voce. Quindi non, bisogna mantenerla questa voce, ci sono delle cose da fare. Immagino anche tanta dizione. No, quella quando ce l'hai ormai è un fatto acquisito. Okay. Una cosa, sempre su internet, perché mi sono documentato tantissimo, in un video su YouTube ho visto che tu dicevi che tu adotti un metodo chiamato il metodo Chevalier. Quando insegno ai ragazzi, sì. Ecco, che cos'è questo match? In cosa consiste? Si può dire oppure è una cosa solo per...
Ma guarda, dirlo non è facile. Oltretutto favorirei anche la concorrenza. È quello che io ho studiato e imparato dai bravi direttori di doppiaggio, dai colleghi più bravi, studiando come facevano e vedendo come riuscivano a raggiungere in breve tempo ottimi risultati. L'ho applicato su me stesso, sono diventato numero uno e cerco di trasferire gli stessi insegnamenti ai ragazzi che si rivolgono a me. Chiaramente c'è chi apprende e c'è chi non apprende. Quelli che apprendono si riescono a inserire, poi faranno la loro strada, cominciando dal brusio, dalle poche battute e si faranno valere se ne hanno le capacità. Ma avere delle buone basi professionali è la prima cosa. Un bel metodo, un ottimo metodo. Si basa su tante cose, su tantissime cose che ho imparato, che ho studiato a mia volta, perché se no non sarei arrivato qua, Certo. e che cerco di trasferire. Quindi, come sempre, diciamo che studio e poi anche esperienza, tanta, tanta esperienza Ma da voler passare. soprattutto tre cose: umiltà, capacità e attenzione. L'umiltà è E difficile. un'altra cosa che è fondamentale, un talento di base e una buona disposizione emotiva, perché se tu hai per il tuo vissuto, per le tue esperienze, dei blocchi emotivi, non riesci a trasferire l'emotività del personaggio attore in quello che fai. Quindi risulti o sottotono, o sovrattono o Quindi diciamo amorfo. non riesce a dare la giusta misura Esatto, a tutto il esatto. viaggio. Tu Roberto praticamente hai visto cambiare completamente la scena. Hai lavorato con l'analogico, con la pellicola ed oggi immagino che avrai a che fare con anche le Col tecnologie. digitale ogni scherzo vale. Esattamente, col Ci sono delle digitale. cose positive e delle cose negative. Le cose positive sono che non devi rifare tutta la scena. Le cose negative sono che, essendo i tempi più contratti, il cliente, volendo sem spendere sempre meno, ti sovraccarica di lavoro. Per fortuna ci sono ogni tanto delle lavorazioni fatte, film importanti, fatte con serietà e con la dovuta calma, ma ci sono tante altre lavorazioni, vedi seriali, vedi film Netflix, vedi tutte le cose a basso costo che per necessità di mercato hanno bisogno di un prezzo contenuto e quindi sono ipercompressi i programmi di lavoro. E Hanno quello bisogno di un prezzo è diverso. stressante. Perché è stressante? Perché lavori molto di più e tendi a dare sempre il giusto professionalmente, quindi ti impegni sempre al massimo ed è più faticoso, indubbiamente. Roberto, adesso la mia domanda si divide in due parti, perché qui c'è molta sensibilità del mio amico Luca qui vicino. Allora, tu hai prestato la voce a molte serie animate di cui Luca è un grande fan, tra cui Hunter x Hunter, South Park, Kyashan, ma soprattutto Kyashan! Kyashan, scusa, e soprattutto hai doppiato Vicious di Cowboy Bebop, non so se te lo ricordi. Ecco, Qualcosa mi ricordo, ragazzi. però all'interno, perché qui ne va dalla sensibilità di Luca, tu Diciamo dicevi una che frase. per me è l'opera magna per quanto riguarda gli anime Cowboy Bebop. E dico solo che quando Gianluca mi ha detto: "Guarda che intervisteremo a Roberto Chevalier." E a me già è tornato in mente la scena dove Vicious si affronta con Spike e quando recita quelle parole tipo all'angelo corrotto, cacciato, non so se se lo ricorda. Ma tu pensi che mi ricordi? Ma tu sei pazzo! Ma sai quante cose ho fatto in Però mezzo? qui Però è, diciamo, usciamo un po' dal selciato come a dal livello di seminato. dal seminato come carriera. Però diciamo che ha prestato a
la voce anche a determinati personaggi importanti. Ma io chiesto sempre, ma mai nessuno che mi desse qualcosa a retro, ragazzi. Qualcuno mi deve comunque dare qualcosa a retro. Ritorniamo alla domanda, no, cioè, perché ritornando alla domanda, Roberto, perché siccome questa scena toccava molto le corde sensibili di Luca, io volevo chiederti invece una cosa. Quanto per te è difficile doppiare una serie animata rispetto ad un film? Perché tu sai bene che molte volte certi prodotti vengono anche disegnati male e hanno difficoltà ad esprimere le emozioni. L'originale peggio, quello è veramente una fatica. Esatto, come infatti Cowboy Bebop è l'esempio è proprio lampante dove il doppiaggio italiano è perfetto rispetto sia al giapponese che all'inglese. Cioè lì c'è un lavoro incredibile. Infatti quanto è difficile onestamente molto, doppiare? Molto, molto difficile ed è anche, diciamolo, come dicono i francesi, una palla. Perché ti trovi un disegno strano con un doppiaggio originale fatto dai giapponesi allucinante e tu devi andare a beccare tutte le valenze e tutto il sincro. È faticoso, però se può fare, insomma, non ci spaventa più niente ormai. Io mi ricordo sempre quando doppiavamo i film italiani. A few moments later. Ci siamo, scusate, c'è stato un disguido con la linea, eccoci qua. Allora, Roberto, ci parlavi Allora, mi stavo dicendo, allora, film italiano. Sì. Senza colonna guida. Pessima copia, dovevo doppiare un nero di notte. Come facevo a dire la battuta al punto giusto? Col metronomo. Quando parlava. No, vi do poi il tempo per indovinare. Io penso che quando parlava, magari no, apriva la bocca e notava i denti. No. Esatto, il riflesso della luna, il riflesso della luna sui denti. Io non so più cosa dire. Era un terno all'otto, guarda. Che capolavoro. Ma questo siamo nel periodo anni 50, credo. Oh, io sono nato nel 52. No, scusa, vabbè, comunque. Eravamo nel 70 più o meno. Nel 70. No, perché mi hai detto in bianco e nero, quindi ho collegato 60, 50, 60. Ma ancora oggi ci arrivano le copie in bianco e nero, tutte iperprotette, con sbarre, nomi del cliente, delle cose allucinanti. Lavoriamo in condizioni veramente spesso terrificanti. Oppure con solamente il cerchietto sulla bocca, cioè tu non vedi la faccia, vedi solamente la bocca. E perché questo, scusa? Protezione contro la pirateria. Sono convinti che la pirateria avviene in sala di doppiaggio. Ah. Quando c'era il cinematografico avveniva allo sviluppo e stampa. Certo. Oggi non avviene più da nessuna parte, perché quando arriva il filmato, a parte che per protetto, che c'è tutte le cose di sicurezza per entrare, poi viene messo su un hard disk. Dov'è? Vabbè. Jean-Paul, come diceva Alberto Sudi, Jean-Paul. Vai Luca, tocca a te. Allora, sappiamo che oltre al lavoro di doppiatore ha avuto un passato anche nel cinema, ma anche come attore. Nato come attore. Lo faccio tuttora ogni tanto quando c'ho tempo, quando c'è una cosa che mi sfizia. Quando non... Sì, ma... È un qualcosa in più, quindi, diciamo. Sì, senz'altro. Okay. Infatti, quello che volevamo chiedere, nel senso, lei ha lavorato con registi come Italo Zingarelli, è stato anche produttore cinematografico, la duologia di Trinità, quindi con Bud Spencer e Terence Hill. Però in doppiaggio. Con Zingarelli. Con Fellini, con Visconti, ho lavorato con tutti i più grandi. Curriculum a dir poco, quindi enorme e stratosferico. Io ho 70 anni, lavoro da quando ce n'avevo 5, fate conti e via. E perché hai preferito la strada del doppiaggio piuttosto che questa è una bella domanda alla quale ho risposto in tante altre interviste. Allora, io nel 77 avevo cominciato a lavorare con Strehler, che era il mio sogno, lui mi aveva voluto per l'arricchino servitore di due padroni. Poi mi adorava, bontà sua.
E per 4 anni sono stato lì fisso al piccolo. Quando stavo in tournée in Giappone, mio padre si ammalò di un'epatite fulminante che lo portò alla morte. Io feci appena in tempo a rientrare dal Giappone e a stargli vicino pochi giorni, però quando lui morì io stavo in scena a Milano. E l'anno dopo mia madre ebbe il cancro, per cui io dovevo trasferirmi a Milano perché Strehler mi voleva fisso al piccolo per farmi fare la carriera che aveva fatto Franco Graziosi, Tino Carraro, cioè da primo attore giovane diventare poi primo attore adulto, poi primo attore anziano, insomma, anche Strehler c'era l'età. Però mi voleva per farmi fare questa carriera. La mia prima moglie, la mamma di David, aveva detto in un primo momento di sì, lei lavorava all'epoca, si chiamava SIP, la Telecom, sì. Avrebbe chiesto il trasferimento a Milano. Il bambino che era nato, stato concepito durante la tournée dell'Arlecchino a Parigi, non vi vedo più, non vi vedo più, siete usciti? Sì, no, ci siamo, noi ti vediamo e ti sentiamo. Vai. Ok, allora state facendo un bidet, ho capito. E allora mia moglie mi ha detto di sì, il bambino sarebbe venuto con noi, ma mia madre ebbe questo cancro, per cui io dovevo scegliere. Anche perché poi la mia moglie all'ultimo momento ci aveva ripensato e ha detto no, non voglio più venire a Milano, non posso trasferirmi, eccetera, eccetera. Quindi dovevo fare una scelta, o gli affetti o la professione. E io non ho avuto un attimo di esitazione, ho scelto gli affetti. Ho rifiutato le scritture al piccolo, motivandole naturalmente, e lì era gente sensibile, intelligente, l'ho capito. Ho continuato a Roma a fare teatro, però, perché era la mia grande passione, con la Ghione, che era stata mia madre nel Copperfield, per 5, 6, 7 anni al Teatro Ghione, lavorando in doppiaggio, la sera facendo lo spettacolo, però stando vicino a mia madre, a mia moglie e a mio figlio. Poi dopo ho smesso anche col Teatro Ghione perché era impossibile, anche se ero giovane, mantenere quel ritmo, e quindi il doppiaggio è diventata l'attività preeminente, anche perché ho cominciato a doppiare tutti gli attori più importanti, facevo il dialoghista, facevo il direttore, per cui diciamo ho trasferito la mia ambizione di diventare un numero uno in teatro in quella di diventare un numero uno del doppiaggio. Mi dispiace molto per la tua perdita, però... Non mi sono mai pentito di questa scelta, perché non guardo mai dietro. Io guardo sempre avanti. E poi la scelta era motivata, era una cosa importante, era una cosa vera, una cosa seria, per cui cos'è un uomo senza i suoi effetti? Non esiste al mondo. Roberto, guarda, tanto di cappello perché è bellissimo quello che hai detto. Voglio cambiare un attimo il mood, diciamo, di tutto quanto, dicendoti questo. Io sinceramente, tra tutti i tuoi lavori che hai fatto, perché ormai è diventato parte del mio dialogo, quindi ti fa capire anche che razza di persona sono, ormai è diventata parte di me una frase che tu recitavi all'interno del film Tropic Thunder. Esatto, ti cogio con la sabbia. Bravo, io ti chiedo, anzi ti imploro, mi potresti urlare Gianluca, io ti... Esatto, ti farei male. Non importa, Gianluca, io ti coso con la sabbia. No, era ti inculo, Roberto, fammela bene. Ma se possono dire questa parola? Sì, possono dire. Solo lo puoi dire. Si può dire, perfetto, però recita la mia perfetta, Roberto, perché diventerà la mia suoneria del telefono. Ti inculo con la sabbia. Grazie. Sono 14 anni che aspetto questo momento. Le fa sarà aumentata, sarà diventata una collina. Ti fa capire che persona sono. Allora, vado io e continuiamo con qualche aneddoto divertente, se puoi raccontarcelo, qualche cosa, diciamo, che ti ricordi, che ti fa ancora sorridere. A me mi fa ridere tanto. Io e Pino Locchi eravamo molto amici,
Lui è stato il mio testimone di nozze, le prime nozze. Eravamo molti amici, poi io ce l'ho ancora, lui adesso non c'è più, avevamo tutti quanti con Ferruccio Amendola e con altri colleghi la casa a Porto Rotondo. Quindi trascorrevamo insieme anche l'estate, no? E quindi c'era un'amicizia profonda, una conoscenza profonda. Quando Pino faceva il direttore, ci veniva sempre dietro e ci diceva, quando il film lo diceva, mette sempre la bocca così, con sto film soppamo tutti. Quando si faceva il film. E poi diceva sempre, questo è uno scherzo che mi fece, sempre nell'epoca degli anni 70, in quei film italiani che si doppiavano senza colonna, senza niente, lui mi disse, Roberti, guarda, tu a un certo momento, quando io ti faccio il segno con la mano, tu devi dire, evviva il Negronetto. Dico, ma che il Salume? Ti preoccupare, tu di evviva il Negronetto. È un film porno. C'era un nero che estraeva l'arnese e io lì, senza saperlo, lui mi fa il segno e io, evviva il Negronetto! E questo pom da pom! Tira fuori la presa. Pino aveva un umorismo, era una persona deliziosa, deliziosa. Ma ogni tanto mi vengono in mente tutte le sue... Lui veniva in spiaggia a Porto Rotondo in pieno agosto col golfino di cashmere. E quando tirava il vento, perché sapete che in Sardegna tira vento, lui faceva la porta, c'è la corrente, chiudete la porta. Comunque una cosa, tu alla fine, adesso a parte scherzi, stiamo molto buttando così a scherzo questa sera tutto quanto, però alla fine, per chi non ti conosce, cioè, tu sei anche direttore di doppiaggio e dialoghista, tra l'altro di serie TV come quelle di CSI, Las Vegas, Miami, New York, tutte quante, insomma. Ragazzi, Moulin Rouge. Moulin Rouge. Importanti. Esatto. Infatti, non parliamo, come dicono i francesi, di étranger, parliamo di cose serie. Esatto, ma l'avrei citato Moulin Rouge. Però te in molte interviste dici sempre che in sala di doppiaggio ci sono alcuni stereotipi del tipo sbrigati a farla come viene oppure falla come te pare. Cioè, dato che sei direttore di doppiaggio... Con me mai. Ah, devi far come la fa lui. C'è poco tempo, me frega niente. Lo senti e la fai come la devi fare. No, ma infatti perché in questa intervista tu dici... È la differenza tra il vero doppiaggio e il doppiaggese. C'è un'intonazione media che va bene su tutto, presto e male. Non sa lo fa. Infatti tu dicevi che da te, quando tu dirigi, queste cose non le fai. Perché... infatti credi, in questa intervista dicevi, credi che ci siano proprio degli stereotipi, perché molte volte, almeno noi da semplici spettatori, vediamo che alcuni lavori sono veramente fatti al volo e soprattutto con voci che non c'entrano assolutamente con la persona. Di tipo la mia voce che può recitare, che interpreta Denzel Washington. Sì, cioè, sì, ma vedi, questo succede quando si affidano i doppiaggi a società così così, a direttori così così e ad attori così così. E generalmente se tu affidi a professionisti si tende sempre a un compromesso se non sono in grado di fare il meglio. Io quello che dico sempre e che applico sempre nella mia vita è che dico ai miei allievi e ai miei attori, ricordatevi quello che diceva Platone. Qual è la morale del ciabattino? Fare bene le ciabatte, non farle basta. Dai un senso alla tua professione. Quelli che si impegnano cercando di dare il meglio sarà sempre più fruttuoso il loro lavoro di quelli che vanno lì e la dicono basta, insomma. Concordo, assolutamente. Allora, un consiglio che può dare a chi vorrebbe intraprendere magari la sua carriera? La cosa più semplice di tutte, siccome oggi non c'è più tempo per insegnare in sala, è rivolgersi a delle scuole serie, armarsi di pazienza,
umiltà, è quello che dicevamo all'inizio, no? Se c'è un talento di base, una capacità, un'attenzione, un'empatia a un buon livello, si può sperare di riuscire. Quindi, come al solito, impegno, impegno, dedizione, passione in quello che si fa. E umiltà, tanta umiltà ci vuole tanta umiltà, perché io vedo un sacco di gente che si crede sto cavolo, insomma, magari ti vengono a chiedere un provino e poi dici rifalla, non andava bene. Se ti dico di rifalla vuol dire che non andava bene. Ma anche perché credo che poi senza umiltà di base ciò che si può trasmettere agli altri è pressoché nulla, credo. Ma sì, perché non stanno aspettando te. Quindi se tu non entri nell'ottica che devi colpire nel segno e prima di colpire nel segno devi mangiare pane e cacca per anni, se ti credi che quello che pensi di sapere sia già sufficiente, hai sbagliato. Tutti consigli proprio perfetti, mirati. Cioè consigli per gli acquisti. Consigli per gli acquisti. Una cosa, una domanda proprio così, fuori dal mondo del doppiaggio, proprio dal tuo lavoro. Quali sono gli hobby che hai quando non lavori? Allora, cucino. Mi piace mangiare bene, quindi vado in buoni ristoranti. Sono un buon conoscitore di vini, mi piace bere bene. Sono un fermodellista, ho un plastico splendido nella mia casa in campagna. Faccio subacquea, adesso molto meno, perché molto meno tempo dedica, ho girato i mari di mezzo mondo e basta. Allora, guarda, dato che ti piace bere il buon vino, ti dico questo, noi siamo marchigiani, siamo di Ancona. Agontano Riserva. Fibbio. Sì. Quell'altro, come si chiama? Ne sono Noi siamo Marche che io adoro, perché le Marche hanno un'enologia in divenire piena di sorprese meravigliose. Il Fibbio, ragazzi, provatelo. Le posso verdicchio, ce ne sono 3000 declinazioni, ma bisogna trovare quello giusto. I Sassineri. Sassineri. Una cosa, sei più da vino bianco o vino rosso? Io, ragazzi, dico sempre che, non so se si può dire, il vino rosso è come la parte anteriore, e il vino bianco, per chi sa apprezzare, il lato B. Perché il vino rosso da noi, c'è un tipo di vino che si chiama il Morro d'Alba. E come non lo conosco? Eccolo là. Quindi, se vieni da noi... Lacrima di Morro d'Alba. Esattamente. Perfetto, conoscitore del mondo. Io devo stare zitto e basta stasera. Parli solo tu. Ma vedi, io quando morirò non voglio essere seppellito, voglio essere imbottigliato. Questa è un'idea stupenda. Bellissima. E chiudiamo con un'ultima domanda. Chiudiamo, già, basta là, ma che siamo? Possiamo anche andare avanti. Andiamo ancora un pochettino perché mi sto divertendo molto. Benissimo, allora. hai progetti in cantiere? Ma da quello che dicevi prima, sì, tantissimi. Allora, diciamo quelli che puoi nominare. Esatto. Allora, c'è presente le Dolomiti? Sì. Non sono una montagna, sono una sequenza. Allora, cominciamo. Ho appena finito 1, 2, 3 film Netflix come direzione. Ho finito di doppiare 2 serie, una con Greg Kinnear, che ti dicevo non so su quale piattaforma vada, un'altra dove doppio Wallace Langham, che è quell'attore che doppiavo in CSI. Anche quello non mi ricordo come si chiama la serie, non so che in cosa vada. Okay. Sta andando in onda una serie su Netflix che si chiama On Town Cha Cha Cha, che ho fatto la direzione.
ne ho finito un'altra serie turca, sempre per Netflix. Adesso comincerò. Io adesso mi sono preso una settimana di vacanza. Sono in Puglia. Oggi è stato il primo giorno di rilassamento. Però dal 6 comincio una serie francese, un giallo pazzesco, sempre come direttore, un'altra serie di Netflix. Poi avrò un altro film di Netflix, poi dovrei fare un film di circuito che ancora non si sa se acquisteranno o meno. Poi devo doppiare Andy Garcia in un altro film, non so per quale piattaforma, non so neanche come si chiama il film. Questo lo farò intorno alla metà di giugno. E poi da quello che io percepisco, Mission Impossible non l'hai doppiato ancora, però. Ma cosa dici? Sai perché te lo chiedo? Mission Impossible è al cinema, l'ho doppiato un anno fa. No, quello è sì, facile. No, quello nuovo. Ah, tu parlavi di Mission Impossible 7? No, non se ne sa niente. Sai perché? Esce nel 2023 e ce li fanno doppiare sempre due mesi prima. Sai perché te lo dico? Perché ho guardato, perché siccome sono un fan della saga, ho guardato 500 volte il trailer. Saga, eh? A voglia. Da ragazzo poi, adesso un po' di meno, c'ho 40 anni, quindi va un po' più giù. Comunque, ho guardato quel trailer tantissime volte, Tom Cruise non parla mai, quindi ho detto, qui la voce non è arrivata. Perché parlano altri. Hanno fatto questa scelta, meglio così. Però, no, io voglio sentire. So che è molto bello e che appunto uscirà nel 2023 e noi lo doppieremo due mesi massimo, tre mesi non credo, due mesi prima dell'uscita. Sempre perché hanno paura della pirateria e rottura di palle. Che palle. Roberto, guarda, ti voglio leggere una domanda che ci scrive un ragazzo in chat e te la leggo come scritta. La mania, l'interesse degli ultimi anni di seguire le serie in lingua originale, specialmente le produzioni di lingua inglese, ha abbassato, modificato o influenzato gli standard qualitativi oppure no? No, perché sono cose diametralmente opposte. Per esempio, le mie figlie guardano le serie in originale in inglese, ma anche in originale in giapponese, perché a parte la figlia più grande, quella che ha 18 anni, studia il giapponese, parla benissimo il giapponese, è un mostro. Ma anche la più piccola, che ce n'è 14. Non c'è correlazione. La correlazione, se vuoi trovarla, la trovi sempre nei tempi, nei modi e nei costi. Cioè, quella serie deve costare 10, chi la fa, non mi interessa niente, voglio risparmiare. Basta, solo quello. Perché il fatto che escano in inglese, quanti sono quelli che conoscono bene l'inglese? Quanti sono quelli che si leggerebbero un libro in inglese? Guarda, ragazzi, questa è la differenza tra doppiaggio e edizione italiana di un libro. Tu sei un fan del film in inglese? Leggi del libro in inglese. Non sei capace? Allora te becchi l'edizione italiana, sia del libro che del doppiaggio. Ma pensiamo poi al grande pubblico, ai bambini, alle signore anziane. Cioè, ragazzi, poi parliamoci chiaro. Se il doppiaggio è fatto bene, ti permette nel contempo di goderti la musica, la scenografia, i colori, la fotografia, tutto il resto. Se tu sei concentrato sul sottotitolo o sull'originale, non ti godi tutto il resto, perché devi fare mentalmente la traduzione. Diventa un lavoro pazzesco. Roberto, te la faccio una domanda adesso. Di tutti, diciamo, quelli presenti e passati anche, doppiatori, secondo te, nell'Olimpo, nei migliori, chi ci metteresti, tipo, se dovessi fare una top 3? Quanti? Anche un 5, dipende da te quanti ne hai. Cioè. Peppino Rinaldi. Beh, vabbè. Cesare Barbetti. Pino Locchi. Sergio Graziani. Gualtiero De Angelis. Non è sbagliato uno. E poi Maglio, il figlio, perché era grandissimo direttore, ma quando faceva l'attore. Non è sbagliato uno, cioè proprio tutti i campioni, cioè proprio tutti. O tutti quelli che hanno lavorato con l'analogico comunque. Tutti quelli dai quali ho imparato.
tutti quelli che io mi sono studiato, tutti quelli che mi hanno insegnato. Sergio Graziani era un grandissimo attore, ma era anche un grande direttore, uno che mi ha dato 3000 occasioni e mi ha insegnato tantissimo, come Cesare Barbetti. Pensate, ma no, questa non la posso dire. Insomma, ho fatto degli insert con la mia voce, non vi posso dire dove, okay, su dei cosi di Cesare Barbetti che mancavano delle battute ed erano identiche. Okay. Perché? Perché in società si diceva sempre che Barbetti mi faceva questo discorso, no? Io, Cesare, eravamo, anche Cesare aveva la casa a Porto Rotondo, eravamo molto, molto legati, lo sono studiato per anni, ci ha insegnato tantissimo. Allora, Cesare, sapete quando, come fanno i padri e i figli? Un giorno tutto questo sarà tuo, no? Indicandogli il panorama, eccetera, con tutte le proprietà, eccetera. E lui faceva, immaginavano i colleghi che Cesare mi dicesse questo: Robertino, un giorno tutto questo sarà tuo. A gola, la voce, il modo di recitare. Allora, rimanendo sempre sul tema, non so, come descriveresti questi tuoi maestri? Al di là delle persone nel privato, che con molti l'ho condiviso, come abbiamo detto, e con altri no. Erano dei grandi professionisti, dei grandi maestri, delle persone che prendiamo Manlio De Angelis, per esempio. Manlio De Angelis è stato uno di quelli che ha fatto sì che il doppiaggio cambiasse, cioè che diventasse moderno, ovvero sia la riproposizione dell'interpretazione dell'attore in originale. Una volta, come dicevamo all'inizio, c'erano grandi attori teatrali che facevano il doppiaggio, oppure anche grandi attori normali che facevano il doppiaggio. Ma non era obbligato, certo, se quello rideva e piangeva, se diceva la battuta in un certo modo, la dicevi uguale, ma non c'era la filosofia di fare quello che fa lui. Io ebbi un trauma quando il mio maestro Sergio Graziani, che io veneravo, che mi ha insegnato la modernità, mi ha insegnato 3000 cose, facemmo insieme il ridoppiaggio di un film dove lui doppiava Laurence Olivier e io doppiavo Farley Granger. Un film parecchio tempo fa. Sono stati gli anni 80, ma un film degli anni 50, va bene? Io rimasi scioccato, perché tu sentivi il doppiaggio di Sergio Graziani e dicevi: mazza che bravo! Sentivi l'originale. Lui non faceva quello che rifaceva Lorenzo Lider, faceva Sergio Graziani in. Questo era il doppiaggio old style, capite? Invece di quelli, diciamo, della nuova generazione, chi vedi, oltre Luca Argentero, fare un buon lavoro? Che poi Luca Argentero fa l'attore più che il doppiatore. Sì, assolutamente, non c'entra niente. Invece di doppiatore, chi vedi bene delle ultime leve, diciamo? Di quelli che possiamo conoscere noi. Ma pochi, sapete perché? Perché vi faccio un esempio. Quando questi giovani attori che lavorano tanto, che fanno tante serie, che fanno tanti film, che fanno tante cose, che lavorano tanto, a me, vengono da me. Io faccio una fatica bestiale a togliergli le croste. Quali sono le croste? Presto e bene, standard, non seguire fino in fondo quello che fa lui. Dico: Ciccio, se io ti levo questa immagine e ti ci metto un'altra serie di quelli che fai tu, è uguale, fatta bene, ma non è quello che fa lui. Ma io sono stanco, perché non importa niente, con me non lo fai, con me fai quello che fa lui. Ti applichi, ti fai il culo, te lo faccio io, me lo faccio io insieme a te,
perché questo è il doppiaggio moderno. Ma ci vuole tempo. Ci vuole tempo e soprattutto bisogna togliersi. Se uno, vi faccio un esempio, un protagonista, uno che è abituato a fare protagonisti, oggi che si lavora, a parte causa Covid, si fanno le colonne separate per non incontrarsi, no? Per certo. Non contaminarsi. Ma era già da parecchio tempo che andavano di moda per i personaggi principali le colonne separate. Perché? Per contrarre i costi. Anche per le parti medie, perché se parli un po' all'inizio, poi in mezzo e poi alla fine devi venire tre volte, ti faccio venire una volta sola, te metto insieme, ho risparmiato due presenze, tu sei anche più libero per andare a fare altre cose, ok? Ma chi fa un protagonista? Per un protagonista che si parla, è diviso in generi, no? Un film si può fare, invento, adesso non mi ricordo quali sono le piattaforme, ma per un film puoi fare 150 righe, per un serial TV ne puoi fare 180, per una telenovela, un cartone animato ne puoi fare 200, va bene? Grosso modo, a turno. Un protagonista lavora 9 ore al giorno su queste basi, da solo. Quando torna la sera a casa, mette la lingua in formalina, il cervello sotto spirito, quello che resta lo dà la famiglia. Voi capite che uno che lavora con questi ritmi, quando entra in sala, abituato, pedale andare, dà quello che può, ma non riesce, chiamiamola per imprinting, per stanchezza, per deformazione di tempo e tutto, a cogliere tutte le sfumature. Cioè, no, al tempo, fai quello che fa lui, resettalo, togli le croste, è faticoso. Però i risultati poi ci sono. Per esempio, dalla chat qui ci suggerivano il nome di Maurizio Merluzzo. Non so se ci hai lavorato o lo conosci. Io conosco Gianfranco Spigola, Branzino e Giovanni Polpo. Scherzo. C'è anche Roberto Polpo. Lo conosco, ma non ci ho mai lavorato. Ma dicevano che tra i loro beniamini, come doppiaggio. Io sono della vecchia scuola, diciamo, io sono più per, Non avendo avuto esperienza diretta non ti so dire. E invece una cosa, così, mi è venuta in mente adesso, non sono molto esperto in ambito di teatro, ma la mia impressione è che una volta il teatro fosse... Scusa un attimo, sì? Prego, prego. Che sono entrato nelle zanzare, c'è la mia compagna che dà un po' di istruzioni, quindi... Ecco, apri la porta così posso fumare altre sigarette, se no qua scatta l'antipioggia. Mi vedete? Sì. Sono sempre bello. Sì. Forse sono anche più bello, né? C'è un effetto un po' da film d'orrore, esattamente. E stavo dicendo, tempo addietro, il teatro rispetto ad oggi era molto più intrecciato con il cinema, con la recitazione, anche col doppiaggio, oppure... Sai, è sempre, dicevano sempre, a una recitazione troppo teatrale, senza sapere che la recitazione teatrale è fatta di spessore e approfondimento. Comunque, lascia il tempo che trovo. Una cosa, tornando sempre al doppiaggio, hai mai doppiato dei videogiochi? No, mi sono sempre rifiutato. Come mai, se posso chiederti, hai rifiutato? Che cosa aggiunge alla mia carriera? Giusto, ci sta, risposta perfetta. Non fa una piega. Roberto, io adesso, onestamente, io ho finito le cartucce, non ho più altre domande da farti, perché tutto quello che avevo preparato... Se vuoi raccontarci tu quello che vuoi, magari... Posso dire solo una cosa, che il mestiere dell'attore è uno dei mestieri più belli del mondo. Perché? Perché ti permette di vivere 100 vite in una. Ti permette di conoscere autori e registi. Parliamo di quando si fa l'attore, di teatro, di mettere in scena delle pièce
coinvolgenti a cui tu dai vita con il tuo corpo, la tua mente, la tua persona, la tua voce, la tua arte. Senza arte non si fa niente. Il cinema è un altro aspetto che è più scenografico, richiede un diverso spessore, richiede meno fisicità, perché in teatro tu devi essere più espressivo perché ti vedono da lontano, devi essere più incisivo perché ti sentono da lontano, a parte quei poveri sfigati che recitano col microfono, e, per cui deve essere tutto meno, tutto più concentrato, tutto più interiorizzato. La televisione era il giusto mezzo. Oggi sono... per cui quando facevamo noi la televisione era un'altra dimensione, era veramente un'avventura meravigliosa sia umana che professionale, perché non solo ti metteva a contatto, come ho detto prima, con grandi registi, grandi opere e grandi attori, ma ti permetteva di fare vivere un viaggio meraviglioso dentro questi studi dove c'era una professionalità altissima, dagli scenografi, ai attori luci, ai cameraman, a tutti, per cui era coinvolgente al massimo per tutti. Io mi ricordo una volta feci una trasmissione che si chiamava I Vincitori, a Milano, avevo 20 anni, credo, ed era di ambiente milanese, per cui ogni tanto qualche aperta, perché non sono milanese, quindi la buttavo là. C'era Beppe Bambieri, c'era Cesarino Ghiraldi, c'era Mario Felliciani, grandi attori, grandi attori. E avevo, c'era Giancarlo Dettori, e avevo una... Giancarlo Dettori era straordinario, c'è un personaggio tagliente, un figlio di buona donna, straordinario, straordinario. E c'era una scena in cui quel personaggio che interpretavo io, che partiva per la guerra, aveva l'amorosa che poi viene sedotta da suo fratello, da Bambieri, rientrando lui scopriva il tradimento e si scagliava contro questa ragazza, e poi aveva una scena drammaticissima di pianto, cioè disperazione. Io mi ricordo benissimo che durante le prove, io dicevo sempre al regista: Raffaele, ce l'ho dentro, non te la faccio adesso, ce l'ho dentro. E lui si fidò. Però aveva impostato l'ultima scena, la scena quella risolutiva con la ragazza, con me seduto sopra il tavolino, mi pare, dove c'avevo questa filippica contro sta ragazza, inquadrando me e soprattutto lei, un'inquadratura a due, però tenendo più stretto su di lei e a me, tagliandomi qui a metà, no? Teneva questa parte del viso e qua la ragazza in primo piano. Perché non volevo fare quella scena? Perché io ero reduce da un'esperienza traumatizzante con una ragazza che mi aveva messo il corno e poi l'avevo scoperto. Quindi io mi tenevo quella carta da giocare per la fine, per il valore emotivo che aveva per me. Vabbè. Sperando che scattasse. Se no, poi la dovevo risolvere professionalmente. Ok? Risolverla professionalmente aveva una valenza 10. Risolverla con la giusta carica emotiva aveva una valenza 20. Io non sapevo se sarebbe scattata, ma scattò. E quando, durante la scena con questa ragazza, questa mi disse che mi aveva tradito, a me mi partì un mal rovescio, gli diedi uno schiaffone. E la scena seguente era talmente carica emotivamente che il cameraman, che mi doveva tenere così, tenendo più inquadrata lei, voleva... Ogni tanto la telecamera cercate di fare così, il regista in cuffia e dice: no, mantieni l'inquadratura come te l'ho detto io.
quello in cuffia dice: ma Roberto sta bene, è troppo importante quello che sta fa. Alla fine del, poi scoppia appunto in questo pianto dirotto che era mio, non era del personaggio. Alla fine della scena, lo studio, che ne aveva viste di tutti i colori, scoppiò in un applauso. Quale migliore soddisfazione? Solo che il regista disse: no, c'aveva ragione il cameraman, rifacciamola così inquadro meglio Roberto. No, dopo non viene. Non viene uguale. Non è più, l'abbiamo rifatta, non è più venuta e lui si è tenuto quella. Per dire quanto c'è la negatività. Quando su Magnolia lui sta al capezzale del padre che sta morendo, e lì mi, la luce, lì mi è scattato un altro transfer con la morte di mio padre. E lì mi è venuta naturalmente una voce più rotta, meno perfetta tecnicamente, ma molto più bella artisticamente. L'hanno voluta rifare perché volevano più timbro, l'ho rifatta. Quale hanno ottenuto secondo voi? La prima. Quindi questo cosa vuol dire? Che quando, al di ma questo va oltre il trasporto personale, ma questo per dire quanto nella formazione di un attore e quindi anche di un doppiatore il trascorso deve essere messo a disposizione del bagaglio che tu hai, sia consciamente che inconsciamente. C'è un bagaglio tecnico, c'è un bagaglio emotivo, c'è un bagaglio culturale, c'è tutto quello che hai, lo devi sempre mettere in gioco. Poi veniamo al doppiaggio, appunto. Il doppiaggio che cos'è? È un concentrato di emozioni e di sensibilità, perché quelli si studiano la parte per mesi. Magari sul set fanno 20, 30, 40 ciak. E noi in pochi secondi, in pochi minuti, dobbiamo fare quello che hanno fatto loro. Quindi devi assorbire con una spugna nell'acqua, strizzare e ridare. Questo, se hai appunto questa ricchezza interiore, emotiva, questo bagaglio, questa sensibilità cerebrale, perché parte tutto da qui, eh? Io ho degli attori che mi dicono: ma io seguo il suono. Il suono? Il suono, mio caro o mia cara, è il prodotto di un pensiero che si traduce in emozione, che passa dentro, che poi esce dalla bocca. Se no, è una nota. Ti può dire culo che becchi quella nota, ma è una nota priva di contenuti. Cervello, anima e voce. La voce riflette l'emozione che riflette il pensiero. E questo è il percorso. Famoso metodo. Roberto, dalla chat c'è un ragazzo che sta insieme a noi, che si chiama Stefano, e dice e ti saluta e probabilmente ciao Stefano, non te lo ricorderai perché gli hai doppiato la sua recensione presso un sito di una di un gruppo dei Supertramp, non so se la pagina Rock and Metal in My Blood, probabilmente come hai detto prima non te lo ricordi perché fai troppi lavori, e ti voleva ringraziare perché l'avevi scritta insieme a lui, Stefano, insieme a Michele, a Luigi, non so se Breakfast in America, che lui se lo ricordi, sono con te, sono contento di essere arrivato uno e ti dice che sei un grande, quindi ci tenevo a dirti questa cosa. Grande fisso. Allora Roberto, siamo in fase di chiusura, io ho, perché ho una voglio fare una cosa per una persona che reputo un amico, ho bisogno che tu due persone, e Luca fai per una persona e faccio per un'altra. Ho bisogno, se mi puoi fare in stile proprio Tom Cruise in pieno Top Gun, un saluto ad un uomo di famiglia, perché ha 40 anni, che si chiama Marco Farina, in arte Farenz su internet, non so se lo conosci,
se lo puoi semplicemente salutare e dirgli vai cazzo. La faccio mia. Vai. Stai pronto? Buongiorno aviatori. Ciao Farenz, è il vostro comandante che vi parla. Andiamo dritti alla missione. Grazie. E chiudiamo con un altro ragazzo che ci chiede un saluto. Il saluto è per qui è un po' difficile, ma è Italian Deadpool. Non so se conosce un po' l'universo Marvel. Deadpool è un personaggio per Italian Deadpool, quindi lui il saluto lo vorrebbe da Ethan Hunt. Come si chiama il sito? Italian Deadpool. Italian Deadpool, sono in vacanza. Se ti dicessi dove sono, non sarebbe più una vacanza. È perfetto, non chiediamo di più, Roberto. Roberto, io ti voglio ancora ringraziare per la disponibilità. Gentilissimo. Poi vi mando la fattura, ragazzi. Okay. Grazie, hai il mio numero di telefono, quindi ormai... ti mando il voodoo con tutti i spilloni, le cose. Noi però ti invitiamo realmente, se mai passerai per la zona della Riviera Adriatica del Conero, a bere un bicchiere di vino con noi. Uno per iniziare, poi dopo proseguiamo ovviamente. Ma soprattutto ci andiamo a Grotta a Mare a mangiarci un pesce. Sul pesce, se ti fidi, ti faccio scoprire qualcosina per la Riviera del Conero. Quando molto passerai, bene. Ricordalo. Scusami? Quando passerai, se verrai a fare un giro da queste parti, ricordati di noi. Che noi è una promessa, mi raccomando. Quale scegli? La promessa numero uno, la promessa numero due, la promessa numero tre. Roberto, io mi faccio subito odiare da te, ti dico subito che sono astemio, quindi evviva! È un ragazzo triste. Una persona triste, però mi dispiace. Per l'occasione lo faremo bere. Sì, sì, in quel caso bevo e poi crollo. Sarà divertentissimo vederlo sotto il tavolo. Grazie mille, Roberto. Grazie mille. A voi. Ciao, ragazzi. Ti auguro una buona serata e grazie ancora di tutto. È stato un piacere. Ciao, ciao a tutti. Ciao.